Ricordati per sempre che a te piace stare nella natura. Ecco, questo ti volevo dire. Ciao a tutti, siamo Fabio e Marina. 6 anni fa abbiamo deciso di vivere in barca. E mentre la nostra famiglia cresceva. Ciao, buona scuola. Vale. La vita si è trasformata in una meravigliosa avventura. Benvenuti su Valeila, benvenuti su Vela all'Orizzonte. Sant'Andrea, oggi insomma ce la prendiamo comoda, oggi facciamo giri. Abbiamo portato la famiglia a fare giretto. Non sappiamo bene cosa fare perché non si può uscire in barca perché c'è freddo, vento. Il motore acceso sfumazza ancora. Oggi abbiamo aperto anche il serbatoio. Ecco cosa vuol dire la sicurezza in barca. Guarda che gigolo! Rune, questo è un messaggio per te da adulto. Ricordati per sempre che a te piace stare nella natura. Te lo ricordi? Abbiamo un sacco di cose da fare, dobbiamo temare quel discorso del... Adesso hai messo i sassi nella macchinina. Dobbiamo sistemare quel discorso del carburante, del gasolio. Dobbiamo installare il dissalatore, arriverà la passerella nuova, e però onestamente io non vedo l'ora di partire e non vedo veramente, veramente l'ora di prendere il largo. Fabio, sbrighiamoci che abbiamo la riunione per bere. Sei sicura che mi hai preso le misure giuste? Sì. Mi sembra leggermente più lungo quello di destra. No, erano giuste, 7,5. Guarda, che adesso è colpa mia, guarda, perché fa sempre così. Questi sono tutti i pezzi del dissalatore, che sarà un upgrade allucinante. Praticamente io sono 7 anni che desidero fortemente questo oggetto in barca. Svolterà completamente tutta l'estate, non saremo mai più in giro con taniche d'acqua e lemosinarda in giro. Effettivamente c'è un centimetro di più di là, ma riprova che io ho preso le dimensioni giuste. Giuste, hai ragione. Quindi non rompere il Hai ragione, bella. Oh, va che bello, dai, non viene il lavoro fatto male su, anzi. Direi di no. Viene proprio bellino. Sì. Chi arriva, Rune? Chi arriva? La no? No. Lì, sul traghetto. Leilani, mi spieghi cosa stai facendo? Allora, stiamo facendo la raccolta sponsor. Per cosa? Per la corsa contro la fame. La nonna sta facendo il tesoriere, fa l'amministratore delegato. La corsa contro la fame consiste in una corsa che noi bambini faremo e accumuleremo dei soldi. Auguri Leilani! Un bel regalo, Ricordati per sempre che a te piace stare nella natura. Ecco, questo ti volevo dire.